La fondazione è nata più di 10 anni fa e è nata a partire da un grandissimo regalo, cioè tutta la documentazione che Monsignor Capovilla, segretario di Papa Giovanni, ha raccolto nel corso dei 50 anni che sono passati dalla morte di Papa Giovanni. Di fronte a questo immenso materiale, sono centinaia di faldoni, di manoscritti, dattiloscritti, migliaia di fotografie. Il primo compito è quello di custodire, di mettere in sicurezza, quindi questo è un aspetto importante della nostra attività. Il secondo obiettivo è quello di studiare e far conoscere questo immenso patrimonio. Molti ammirano Papa Giovanni, ma non sanno che cosa ha scritto, che cosa ha detto, quali sono stati i punti più importanti del suo insegnamento. E il materiale che noi abbiamo qui può rispondere ampiamente a queste domande. Ecco, questi sono stati tutti consultati, li abbiamo anche catalogati, per cui possono essere posti in archivio. Ok. Sacro, offertomi vitale da restare ancora nella mia memoria, come resterà nella vostra. Facciamo onore alla impressione di questa sera. Noi abbiamo alcuni studiosi del nostro comitato scientifico, abbiamo anche attivato delle collaborazioni con università, l'Università di Bergamo, l'Università di Pavia, la Normale di Pisa. Poi è nostra cura curare le pubblicazioni di questi studi e anche organizzare eventi per divulgare il messaggio. E l'evento dell'oratorio musicale è il tentativo di comunicare il messaggio di Papa Giovanni attraverso la musica. E ci sembra che la musica possa toccare alcune corde della nostra personalità, che non sono soltanto quelli della mente, ma sono quelle del cuore.